Consigliere Massardi, diversi temi al centro dei suoi ordini del giorno per la provincia di Brescia e soprattutto la montagna. Sì, proprio così, la montagna la fa da padrona, Regione Lombardia ha dedicato molte risorse, molta attenzione, in particolare ai, appunto, ai paesi montani, anche ai piccoli paesi montani, quindi il Garda e la Val Sabbia e la Val Trombia, che dove principalmente ho focalizzato la mia attenzione. Si parla di oltre 12 milioni di euro complessivamente che verranno spesi, che verranno finanziati nell'arco di un paio d'anni, per delle svariate opere che incideranno su questi territori. Più o meno 5 milioni e mezzo in Val Sabbia, che è la valle da cui provengo, e quasi 7 milioni nell'adiacente Val Trompia e Garda, quindi cifre importanti. Ecco, in particolare qualche esempio di qualche intervento specifico ce lo può dare? Sì, tanti interventi, ne cito alcuni, per esempio nella mia Vaglio ci sarà la realizzazione della nuova palestra comunale, visto le condizioni strutturali deficitarie dell'attuale, e quindi ci sarà un intervento per rifare la palestra, così come la realizzazione di un palazzetto dello sport a Torvole Casaglia. Piuttosto che il rifacimento del palazzo comunale, della facciata del palazzo comunale a Sale Marasino. Interventi strutturali importanti sono, ad esempio, Lumezzane, un intervento da 500.000 euro che consentirà il collegamento di alcune frazioni, Fontana, Renzo e San Sebastiano, una strada un po' pericolante. E in particolare nel comune di Nuvolera ci sarà la realizzazione di una rotatoria, anche qua un intervento importante da oltre 600.000 euro, importante perché lì si formano sempre tante code, e quindi quest'opera era molto sentita nel territorio, perché appunto consentirà di superare questo intasamento quotidiano. Forse l'opera più importante a livello invece economico è sicuramente l'opera verrà realizzata a Marmentino, che è di circa 6 milioni di euro, per capirci, quindi una messa in sicurezza stradale importante. Ecco, queste sicuramente sono una sintesi, ecco, senza dimenticare Bagolino. Ecco, Bagolino, anche lì circa 2 milioni e mezzo di euro spesi per la messa in sicurezza di ponti e anche della strada che porta dalla località Prada al centro abitato di Bagolino. Ecco, no, ho fatto alcuni esempi, ma sono molti di più, e credo che questa volta veramente la Regione Lombardia abbia dato un segnale a quei territori importanti.